Un saluto ai telespettatori. Quest'oggi parliamo di Hauser. L'Hauser è un'associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani e far crescere il loro ruolo nella società. Nata nel 1989, si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia un valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per la comunità in cui la persona è inserita. Attualmente l'Hauser conta circa 300.000 iscritti, 40.000 volontari attivi e oltre 1.500 sedi sparse in tutta Italia. Allora, per conoscere meglio l'Hauser, soprattutto a livello locale, a livello di provincia di Arezzo, abbiamo quest'oggi in studio e li salutiamo, li ringraziamo per essere qui con noi, Livio Pierallini, presidente provinciale, e Paola Bernardini, vicepresidente appunto dell'Hauser. Allora, cominciamo con il presidente. Presidente, ho tracciato un po' l'identikit dell'Hauser in apertura. Ho detto giusto? Sì, sì, è una grande associazione che si è formata negli anni proprio in funzione dell'aiuto e dello stimolo e dell'organizzazione di quanto può essere bisogno, ma non solo nel senso di bisogno fisico o economico, di bisogno intellettuale, culturale, di stare con gli altri, di essere insieme agli altri e di dare agli altri. Ecco, parleremo tra pochissimo proprio di questo concetto della della comunanza di intenti, della comunione di intenti. Innanzitutto però con Paola Bernardini un po' di cifre, ne ho parlato e ne ho citate alcune a livello nazionale, invece quelle locali. Allora, territorialmente noi abbiamo circa 1.750 iscritti che sono suddivisi nelle varie zone della nostra provincia. Quindi siamo presenti a Camoscia, a Terontola, a Bibbiena. Abbiamo costituito di recente un'associazione anche a Subiano e Capolona, che prima non esisteva, come non esisteva a Camoscia, che sono le ultime due recenti queste. E poi abbiamo un'altra associazione a Lucignano, a Montemignaio e a San Sepolcro, e l'ultima. Ecco, tra l'altro con alcune siete molto legate, vedremo tra poco, sì, esatto. Fate insieme delle iniziative, appunto ci sarà quella che sarà il centro anche della nostra trasmissione quest'oggi, l'adozione delle pigotte, così già parliamo appunto citiamo l'argomento che sarà, come ho detto, principe in questa trasmissione, soprattutto e ancora una volta per scopi benefici, l'Hauser in prima fila. Torniamo appunto però a parlare dell'associazione con il presidente Pierallini. L'Hauser nasce appunto nell'89, attualmente ad Arezzo ha sede presso la CGIL, perché comunque c'è un richiamo forte a questo sindacato, no? Anche questo potrebbe essere, questo collegamento con la CGIL potrebbe essere comodamente espletato anche se non fossimo lì. È un fatto di necessità, perché per ora non abbiamo trovato ancora una sede idonea più grande di quella nella quale siamo ospiti. Peraltro la nascita dell'Hauser è comunque voluta fortemente dalla CGIL, dallo SPI in particolare, ai tempi di Trentin, quindi si parla dell'89, proprio perché c'era questo bisogno di scindere un'attività politica, prettamente politica, quindi rivolta alle tutele dei bisogni economici e di spazi sociali nei quali inserire gli anziani e i pensionati, dagli ulteriori bisogni che richiedevano specifiche competenze, disponibilità, tempo e spazi adeguati. Ecco, spazio, infatti, ci manca lo spazio. La mia era infatti una provocazione quasi, Livio, perché voi siete qui anche per magari lanciare un appello che chi ha la possibilità di potervi anche dare in gestione uno spazio, ben venga, no? Per dare una mano all'Hauser. Sì, questo è indispensabile, perché tante iniziative che vorremmo prendere sono limitate dal fatto che la stanza è una stanza diciamo direzionale, solamente volta a compiti di studio e incontro.
noi abbiamo bisogno di spazio dove collocare le persone, perché appunto alle persone noi vogliamo dare delle disponibilità che sono disponibilità, tra l'altro non gestite da noi, anche autogestite, noi potremmo fare da guida, da supporto, ma sono spazi dove poter fare incontri di qualsiasi tipo, incontri culturali, incontri dilettevoli. Eh sì, anche perché io parlavo di anziani, ma in realtà l'Hauser poi si rivolge a tutti, no? A tutti, è intergenerazionale, è interrazziale, quindi noi siamo a disposizione di tutti per tutto quello che riguarda una delle cose che oggi sono più importanti e forse una di quelle che sono andate perdute, la capacità di stare insieme e di fare solidarietà. Ecco, importantissimo questo concetto, no? Anche della solidarietà, appunto, della condivisione di intenti, anche se poi la società magari, soprattutto in politica, ci vuole dare appunto degli esempi dell'uomo solo al comando. Noi invece contrapponiamo questi esempi, quali appunto l'Hauser, che cerca appunto di fare della solidarietà, della condivisione di intenti, un cavallo di battaglia, vero Livio? Sì, è un recupero da farsi, è un recupero culturale. C'è stato notiamo il bisogno della gente, particolarmente delle generazioni di un tempo, di trovarsi, di potersi esprimere nella loro non solitudine, nel loro approccio verso gli altri, nello stare insieme con gli altri, in una società che ha dato sempre segnali di incultura. Ci ha portato in basso negli ultimi tempi in maniera drammatica. Ognuno pensa per sé, ognuno cerca di cavarsela come può, chi è più forte vince. L'esatto contrario di quelli che sono stati i valori e i concetti che ci hanno portato, che ci hanno guidato, almeno quelli della nostra età. E non vogliamo che questo resti solo a noi. Noi vorremmo egoisticamente, diciamo, ma che i giovani seguissero queste strade e le rinnovassero. Ecco, come comincia la storia di Paola Bernardini con l'Hauser? Un giorno sono stata consultata per dare una mano col computer, tanto per cambiare, e sono entrata giusto per dare una mano per una volta e non sono più uscita, perché poi le attività dell'Hauser sono così svariate, anche ti coinvolgono, e che non ce la fai a dimenticarti di queste cose. E oggi c'è da andare in ospedale, domani c'è da fare le bambole, domani l'altro c'è una mostra interessante dove possiamo dare una mano, e sono diversi anni che continuo. Senti, a proposito di iniziative, il 13 dicembre è alle porte, per cui facciamolo subito chiaro questo appello alla cittadinanza, soprattutto agli aretini. Stiamo vedendo alcune bellissime immagini di altrettanto bellissime pigotte, le bambole appunto che vengono fatte dalle volontarie dell'Hauser, che saranno messe in adozione appunto nel mercatino del 13 dicembre, insieme anche a tanti altri oggetti. No, diamo un po', sì, innanzitutto cominciamo a dare le coordinate di dove si svolgerà il mercatino. Dunque, Paola. L'adozione delle pigotte avverrà nel salone della CGL in via Montecervino ad Arezzo, e sarà il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, alle 15.30. Iniziamo alle 15.30 e finiamo quando finiamo, no? Ci sarà anche un rinfresco offerto sempre dalle nostre volontarie, tutta roba fatta da noi con le nostre mani e con la buona volontà. Ognuna, ecco, dà quello che sa fare. Esiste l'identikit del volontario dell'Hauser? No. Giovane, no. Meno giovane, uomo, donna? Allora, non esiste l'identikit, perché basta aver voglia di dare. Non credo che sia necessario essere giovani, vecchi, belli, brutti. L'importante è aver voglia. Naturalmente quelli che hanno un po' più tempo sono le persone in pensione, e le donne sono un pochino più predisposte di solito. Quindi le nostre volontarie sono più donne, cioè, i nostri volontari sono più donne che uomini, e sono più pensionati che giovani. Però in quest'ultimo anno abbiamo avuto tanti giovani che ci hanno dato una mano con i Castica, perché abbiamo partecipato anche lì, e siamo ben contenti quando ci sono i giovani,
perché li togliamo dagli ambienti pericolosi e stanno con noi e imparano a convivere con quelli della mia età, con quelli dell'età di Livio. E allora, noi la scorsa settimana siamo andati a trovare proprio gli amici dell'Hauser presso la loro sede e abbiamo intervistato una volontaria che poi, tra l'altro, è una delle autrici delle pigotte, quelle appunto anche più belle. Vediamo appunto il servizio. Come comincia il tuo impegno con Hauser? L'impegno con l'Hauser comincia quando sono andata in pensione e mi sono affacciata lì all'RSA della Pio Boschi a Subiano e quindi abbiamo fatto diverse iniziative con gli anziani. Una volta abbiamo fatto il teatro che si impegnò le quarte e le quinte delle scuole elementari e fu un successo. Poi man mano abbiamo portato la musica lì dagli anziani. Si cantava, si fa per dire, ma insomma si cantava, si rendeva la serata molto tranquilla per le persone che insomma devono stare lì giorno e notte in condizioni come sono, insomma. E da lì si è detto ma vediamo di fare un nostro punto di riferimento come Hauser, di vedere, perché bene o male quegli anziani lì sono persone che hanno una famiglia, diciamo, non sono tutti abbandonati, sono lì dentro, vengono curati. All'esterno per me c'è tanto bisogno e quindi si è incominciato, abbiamo, la CGL ci ha dato una stanza, quindi ci ritroviamo tutti i venerdì e facciamo volontariato. Si porta le persone che hanno bisogno a fare la spesa e ora credo di avere una bambina con difficoltà, si deve portare a fare determinate cose e così. Poi arriva, questo è il nostro impegno, poi arriva il momento settembre, ottobre, novembre con queste bambole dell'Hauser, è tanti anni che le facciamo, ti dà soddisfazione, tanto impegno, però insomma riusciamo a ottenere insomma dei risultati, ci danno soddisfazioni. Allora, è veramente soddisfacente, Paola, questa attività che fate moltissimo in favore di UNICEF? Moltissimo. Dunque, intanto io questa attività ce l'ho trovata perché sono tantissimi anni che l'Hauser fa questa attività, quindi ancora prima che io entrassi in Hauser. Ma è bello perché ognuna di noi ha un compito. Nel senso l'UNICEF ci manda i busti tagliati, solo il tessuto tagliato e le imbottiture. Poi tutto il resto viene fatto da noi. E c'è quella che è più capace a preparare i busti, l'altra che è capace a cucire vestiti, quella che li fa, non sa cucire, li fa l'uncinetto, chi li fa a ferri. Poi c'è quella, come me per esempio, che non sa cucire, faccio i capelli, faccio il trucco delle bambole, ci sono delle ragazze bravissime che fanno dei trucchi meravigliosi e tutte insieme diventa anche un modo per ritrovarsi tutte insieme. È anche per questo motivo che abbiamo bisogno di una stanza, proprio per non andare in casa dell'una o dell'altra, ma per trovarsi tutte insieme a lavorare, perché è una grande occasione questa per tutti. Poi il giorno della festa le bambole che non sono state adottate vengono date all'UNICEF che le va a vendere nei mercati, nelle piazze di tutta Italia. E il ricavato invece di quelle adottate viene dato il giorno stesso al presidente dell'UNICEF. Quindi è una bella cosa. E magari è una bella soddisfazione vedere che magari una creazione sì, di un volontario, di una volontaria viene particolarmente apprezzata e certo, viene adottata certo, la pigotta. Sì, no? Sì, ma non sempre quelle che ci sembrano le più belle piacciono agli altri. Giusto. È più facile che una, che magari noi diciamo, ma questa ha due treccine semplicissime, invece i bambini la apprezzano perché bisogna avere anche attenzione a farle, non possiamo usare bottoni, non possiamo usare degli oggetti che possono essere pericolosi per il bambino, c'è tutta una procedura raccomandata direttamente dall'UNICEF. Livio, il grande gesto di solidarietà appunto, apprezzare il gesto di solidarietà e comunque anche riscoprire il valore dell'azione di una persona che comunque è in pensione e comunque non è un carico per la società, ma che si rende utile per la società e fa appunto il volontariato.
Sì, infatti, ma questa è una cosa che va affermata proprio in maniera decisa e forte. Io non lo faccio certo io solo in questa sede, è stato fatto in sede di ben altro livello, però è un'occasione anche questa per dire che non è un'attenzione che vogliamo chiedere che sia a livello, diciamo, pietistico, per usare una parola forse inadeguata, ma insomma che fa capire quel che voglio dire. L'attenzione verso gli anziani è quella che si deve dimostrare, che si deve dimostrare nell'organizzare un qualcosa che li coinvolga e li utilizzi per quello che ancora sanno dare. Perché siccome sono una risorsa enorme per la società, lo sono nelle famiglie, basta pensare ai nipotini, io penso ai miei, figuriamoci, ma lo sono per tante cose, perché un'esperienza di una vita che ha lavorato in un settore, si è fatto comunque una cultura di qualsiasi tipo sia, da chi ha lavorato in campagna, chi ha lavorato in fabbrica, che è stato insegnante, può essere benissimo non abbandonata per il momento della pensione, ma riutilizzata e rimessa a disposizione di tutti. Si tratta di vedere come fare, perché una volta andati in pensione, molte volte vengono lasciati sole le persone, e quindi ecco, noi ci proponiamo e ci poniamo anche a disposizione per vedere se si riesce a ottenere questo, non solo nei confronti della gente, ma anche nei confronti del potere costituito, chiamiamolo così, che è piuttosto disattento. Un eufemismo. È un altro appunto per cui si dovrebbe fare una trasmissione soltanto appunto per questo argomento. Noi nel frattempo però andiamo ad ascoltare un'altra risorsa che abbiamo incontrato durante la nostra visita all'Hauser, sempre a riguardo appunto del suo impegno all'interno dell'associazione e soprattutto all'interno del progetto Adotta una Pigotta. Arriva un periodo particolare per Hauser, perché tutti, non soltanto le signore, ma tutti gli aderenti ad Hauser sono impegnati nel progetto Adotta una Pigotta. Noi sono oltre 10 anni che facciamo questo lavoro. Lo facciamo con difficoltà perché, non avendo una sede propria, dobbiamo organizzarci in modo diverso. C'è una 30 di persone, prevalentemente donne che sanno cucire, e oppure anche anziane che sanno fare la calza. Adopriamo, per esempio, chiediamo la collaborazione delle giovani per pitturarle le bambole, quindi ecco, diciamo che c'è una collaborazione più collettiva, e per 3 mesi l'anno cominciamo ottobre, novembre e dicembre a fare questo lavoro. Però, non avendoci un luogo in città, ci siamo, diciamo, ognuno specializzato in una branca. C'è chi fa l'imbottitura, chi cuce il vestitino, chi fa i capelli, chi fa le pitture, e quindi ecco, ognuno con il proprio tempo che ha a disposizione a casa propria si rende utile facendo il suo pezzo, e quindi poi noi riusciamo a coordinare la cosa, mettiamo insieme tutte, e una volta realizzate ecco, facciamo un'iniziativa centrale per farle conoscere, per venderle, per farle adottare, perché non è esatto dire venderle, ma adotta una picotta, la parola è questa, e noi facciamo sì che nella iniziativa centrale alcune di queste bambole vengano adottate, e le rimanenti le consegniamo all'UNICEF, che poi farà un proprio mercatino. Allora, torneremo tra poco a parlare di pigotte, però appunto l'Hauser non è soltanto gli ultimi 3 mesi dell'anno, non è soltanto appunto la meritoria iniziativa di Adotta una Pigotta, però lavora tutto l'anno in favore soprattutto delle fasce più disagiate. Non si parla di anziani perché appunto si parlava che ci si rivolge a tutti. E l'intervento come inizia, Paola? Dunque, di solito riceviamo delle telefonate. Allora, nella stanza che abbiamo lì presso la CGIL o c'è qualcuno o c'è la segreteria, per cui noi abbiamo possibilità di sentire se qualcuno ci ha cercato, e poi la ricontattiamo la persona se non eravamo presenti al momento della telefonata. E questa persona ci chiede, per esempio, il nostro intervento perché ha bisogno di essere trasportata in ospedale, per cui facciamo spiegare dove sta di casa e contattiamo uno dei volontari che ha possibilità di andarci.
Per cui questo va a casa della persona, l'accompagna, l'attende e poi la riporta a casa, se è un trasporto di questo genere. Poi ci sono anche interventi che hanno bisogno solo di compagnia per l'anziano, che magari in quel momento la badante non c'è perché si è dovuta assentare, e allora non facciamo interventi specialistici, non siamo infermieri naturalmente, facciamo compagnia però se c'è bisogno, come interventi anche non a persone anziane ma a persone disabili che hanno bisogno di essere trasportate a qualche visita oppure alla stazione. Si è fatto anche per giovani che andavano a scuola e avevano problemi per venire dalla stazione a scuola e da scuola alla stazione. Questo è stato fatto per anni per alcuni giovani. Ecco, queste poi sono, questi volontari sono comunque persone che danno garanzie, perché appunto nel momento in cui mandate le persone in casa degli altri date anche la garanzia che sono persone serie ed affidabili, sono, no? Fanno parte di quei volontari che si sono messi a disposizione, sono vagliati, diciamo, sotto vari aspetti, l'aspetto del ruolo che hanno svolto nella società, quindi la moralità massima, e il fatto che poi sono quasi tutti amici o persone che conosciamo, quindi la garanzia è massima, non ci sono dubbi. Persone della massima serietà e disponibilità. Ecco, una delle persone di massima serietà e disponibilità è proprio la signora Salvietti, che abbiamo visto poco fa, e noi andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista proprio di Gabriella Salvietti, relativamente sempre al progetto delle pigotte e in particolar modo la cartolina che accompagna ogni pigotta che viene data in adozione. Importante anche la cartolina che è allegata alla pigotta, per cui non finisce lì il fatto che uno adotta una pigotta, però poi c'è la possibilità di installare una corrispondenza sia con Hauser che con UNICEF. La pigotta è una bambola UNICEF e noi ad ogni lavoratrice che realizza questa bambola gli chiediamo di compilare la cartolina, mettendoci intanto scegliendo un nome per questa bambola che realizza e poi mettendoci tutti i dati di questa pigotta, di che colore è il vestito, di che colore sono gli occhi, quanto è alta, tutte le descrizioni di una bambola, e mettiamo anche il proprio indirizzo dicendo: questa bambola è stata realizzata dalla signora tal dei tali, e leghiamo anche una cartolina. Chi acquista questa pigotta può riconsegnare, staccare la cartolina e rimandarla a chi l'ha costruita, ringraziandola e dicendogli: l'ho adottata io, mi chiamo tal dei tali, in modo che si apre anche una corrispondenza e un rapporto tra chi la crea e chi l'acquista. Ecco, ricordiamo ancora una volta per finire che tutti i proventi vanno a UNICEF. Tutti i proventi vanno a UNICEF per i vaccini per i bambini del terzo mondo. E diciamo, noi conosciamo questi medici aretini che operano tanto per realizzare queste cose, e siamo certi che le finalità sono più che giuste. Allora, l'appuntamento con Adotta una Pigotta e il mercatino promosso da Hauser lo ricordiamo ancora una volta nel pomeriggio del 13 dicembre presso la sala conferenze della CGIL. Lo ribadiremo anche proprio al termine della nostra trasmissione, che sta volgendo al termine. Però innanzitutto, Paola, non c'è soltanto appunto l'attività di compagnia, di trasporto, però anche una lodevole iniziativa che coinvolge la biblioteca dell'ospedale San Donato, vero? Esatto, noi da anni facciamo questo servizio di biblioteca ambulante, andiamo due nostre volontarie mattina e pomeriggio, a turno naturalmente, vanno con un carrello nei vari reparti dell'ospedale e fanno prestito libri collegati naturalmente con la biblioteca comunale di Arezzo, quella di Via dei Pileati. Quindi è proprio una biblioteca in piccolo, ma neanche tanto piccola, che gira per i reparti offrendo libri e anche una parola di sollievo alle persone che sono ricoverate e anche a chi fa assistenza. E è una cosa bellissima, perché le persone ci ringraziano
ma non tanto per il libro che noi offriamo, ma per la parola di conforto che portiamo. Senti Lidio, ma chi ve lo fa fare? Insomma, la Paola ce la fa da mangiare, anche te c'hai da guardare i nipotini. Perché l'Hauser allora? Nella vita bisogna avere un obiettivo, una finalità. Per noi, io e anche lei, si è svolto attività di tutela delle persone. Io ho lavorato in CGIL per 51 anni. Ho lavorato prima all'Inca, poi dopo al sindacato pensionati. La conclusione logica non poteva essere che questa. Continuare nel dare nel tempo libero, perché siamo volontari anche noi, attività di tutela e assistenza alle persone. Noi l'anno prossimo abbiamo diversi obiettivi che vorremmo sviluppare. Io sono arrivato da poco, quindi è un mese. Ecco, sottolineiamolo che è soltanto un mese che sono qui, quindi di idee ce n'ho un milione. Ho fatto la nota della spesa, poi voglio vedere che cosa riesco a comprare, insomma, ecco. Però in questa nota ci sono delle cose molto interessanti. Ecco, l'ultima domanda sarà proprio gli impegni futuri, però tu che hai comunque un passato anche nel sindacato, come cambia la società? Probabilmente la crisi anche spinge a far meno volontariato, forse è più difficile fare solidarietà adesso rispetto a qualche anno fa, o no? Ma da quel che si è visto sembra di sì, c'è un richiudersi in se stessi. È un grosso errore, perché non è possibile, non si vive da soli. La società si chiama così appunto perché siamo gruppi di persone che, stando insieme, anche autogestendosi, perché sono vecchie frasi, vecchi modi di dire, possono apparire vecchi, in realtà sono ancora attuabili, attuali, perché sono da attuare e quindi sono cose che vanno fatte e vanno recuperate. E il volontariato oggi ha bisogno di un risveglio. Ce n'è, noi si sta parlando, sia chiaro, sto parlando in una delle città che ha le espressioni migliori di volontariato. In Toscana in generale funziona benissimo e Arezzo in particolare, basta pensare al Calcite, basta pensare alle 100 associazioni che qui ci sono, sì. Quindi Arezzo figuriamoci, però si sta notando rinchiudersi, sì, un po'. Ecco, brevemente per chiudere, quindi stavi facendo la lista, prossimi impegni? No, questa è una lista, queste sono quattro cose, erano 100. Queste vorremmo fare, dedicare più spazio per le persone, tempo libero delle persone, come queste persone possono, mettendosi insieme, gestire meglio il loro tempo libero e con spazi a disposizione adeguati. Quindi noi potremmo fare, teatro, corsi di ballo, pittura, chi ne ha più, chi ne metta. Siamo disponibili per attività di aiuto civico di qualsiasi tipo, anche nel senso che se viene una situazione di difficoltà si può essere chiamati per andare a aiutare le forze dell'ordine o la protezione civile. Anche su questo siamo disponibili. Sulla salute stiamo mettendo insieme delle iniziative che, se andranno in porto, possono essere molto interessanti per fasce mirate di persone. E lo sport, anche attività sportive di un qualche tipo che per persone che magari molte se le stanno risolvendo da sé. Però se si riesce a fare un qualcosa che possa coinvolgere, tra l'altro anche con minor spesa di quanto potrebbero incontrare all'esterno, vorremmo fare anche quello. Bene, allora noi vi seguiremo nel vostro percorso, TSD accanto all'Hauser come accanto a tutte le altre associazioni del territorio aretino. Noi chiudiamo qui questa puntata appunto che abbiamo dedicata all'Hauser e soprattutto alle pigotte, che ricordiamo ancora una volta saranno adottabili nella serata del 13 dicembre presso la sala delle conferenze della CGIL di Arezzo. E noi per il momento salutiamo e ringraziamo per essere stati qui con noi Livio Pierallini, presidente provinciale dell'Hauser, e Paola Bernardini, vicepresidente sempre dell'Hauser. Grazie a voi e grazie ai telespettatori per averci seguito.